Nelle ultime settimane se ne sono sentite di tutti i colori, a partire da discoteche locali che hanno ospitato illecitamente serate, colme di persone assembrate, facendo saltare qualsiasi norma di anticontagio predisposta, passando per le vicende che hanno visto protagoniste turiste che sono state aggredite all'interno della città bella. Al fine di ristabilire l'ordine in una città nella quale oramai sembra regnare l'anarchia, il primo cittadino, Stefano Minerva, ha invocato e ottenuto l'arrivo delle forze speciali e corpo militare, perlomeno nelle ore notturne, per garantire la sicurezza non solo dei turisti, ma anche di tutti i cittadini di Gallipoli. Sì, innanzitutto dobbiamo dire che siamo contenti perché continua a reggere Gallipoli, città turistica. Molte persone hanno scelto Gallipoli e dopo la pandemia per noi era necessario riuscire a riprendere la normale vita. Detto ciò, è chiaro che con una massiccia presenza, in particolare di giovani, abbiamo bisogno di un lavoro sul territorio che riesca a contenere le esagerazioni. Importante è stato il supporto da parte della prefettura che ha reso possibile questo tipo di intervento. Un lavoro sinergico con il prefetto, che ringrazio a capo del tavolo che si è tenuto e delle riunioni che si continuano a tenere in questo periodo, insieme al questore, al comandante provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza. Un lavoro che ha svolto in questi ultimi periodi il tavolo provinciale, il comitato tecnico, per supportare quelle che erano le difficoltà sui territori, e finalmente, insomma, Roma ci ha ascoltato e c'è un po' di rinforzi che vengono a dare manforte, specialmente per gli orari notturni, orari in cui c'è bisogno di un maggiore controllo.